Io credo che il migliore apprendimento nella vita sia quello che si può ottenere attraverso l'esperienza, attraverso il gioco, attraverso la sperimentazione, soprattutto quando si ha la possibilità di farlo con altre persone che hanno i tuoi stessi interessi. Non c'è bisogno che queste persone abbiano la tua stessa età, non c'è bisogno che queste persone vivano nel tuo stesso quartiere, c'è bisogno che queste persone abbiano un interesse comune. C'è un esempio concreto, fantastico, che è quello delle scuole di samba in Brasile. Le scuole di samba sono quelle scuole dove si studia e si prepara il carnevale per tutti i mesi dell'anno fino al giorno del carnevale. E nelle scuole di samba non ci sono professori e maestri che danno istruzioni e dicono di fare 1, 2, 3, 4, ma ci sono gruppi che si uniscono insieme per studiare una coreografia o per fare una parte dello spettacolo, all'interno dei quali ci sono persone anziane e bambini, ci sono persone super esperte e persone che sono alla prima volta. È proprio in questa fusione di conoscenze, di età, di capacità ed esperienze diverse che c'è la maggior possibilità di conoscere, crescere, scoprire ed essere ispirati. Non quando si sta seduti in una specie di carcere dove c'è una persona che va su e giù per il corridoio fra i banchi e racconta quello che ha in mente. Spesso non è neanche un racconto, quindi come faccio a seguirlo? Come faccio a far mie cose che non mi appartengono, che non fanno parte dei miei interessi naturali? Perché poi uno si può, e non c'è niente di male, anzi, interessarsi alla storia, alla matematica, piuttosto che alla filosofia, ma è quando nasce quell'interesse dentro di te che dovrebbe essere coltivato, non quando un ministro ha deciso che un certo mese dell'anno, per tutti i ragazzi che hanno una certa età, si debba studiare quella materia lì.